Benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi facciamo insieme la panna cotta al caffè e per stupire i vostri ospiti il caviale di caffè. Sono delle piccole esplosioni di caffè fresco sul palato. Per realizzarle ho utilizzato la tecnica della sferificazione al caffè, ma vi farò vedere che è semplicissimo. Prepariamo per prima cosa la panna cotta. Ammolliamo 8 g di colla di pesce in acqua fredda. In una casseruola scaldiamo 120 g di latte, 250 g di panna fresca e 50 g di caffè e 110 g di zucchero. Una volta scaldata per bene, fuori dal fuoco uniamo la colla di pesce ben strizzata e mescoliamo. Lasciamo intiepidire il composto e poi lo versiamo nelle coppette e poniamo in frigo per 4-5 ore. Per fare il caviale di caffè ci occorrono una bustina di agar-agar, si trova semplicemente al supermercato, e 190 ml di caffè zuccherato. In una casseruola mettiamo l'agar-agar e il caffè e portiamo a ebollizione. Dopo l'ebollizione portiamo a una temperatura di 50 gradi e intanto versiamo in un contenitore alto dell'olio di girasole ghiacciato, l'ho messo per 4-5 ore prima in freezer. Arrivato a 50 gradi con una siringa normalissima, aspiriamo e poi cominciamo a formare il caviale nell'olio freddissimo. È semplicissimo farlo, il caviale potete farlo anche al basilico, agli agrumi, al prezzemolo, al pomodoro, potete sbizzarrirvi con la cucina molecolare. Sciacquiamo poi il caviale sotto acqua fredda corrente e possiamo farcire tutti i nostri dolci, le nostre tartine, se lo facciamo salate o con verdure. Mettiamo un po' di caviale sulla panna cotta ben rassodata e spero che anche questa ricetta ti sia piaciuta. Ciao e alla prossima!